shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way. Bentornati sul Tour de France, siamo arrivati alla tappa numero 19 dopo due giorni sulle Alpi, prima trionfali con Fabio Aru e poi un pochettino di difficoltà, in quanto adesso questo tour non è ancora chiuso, in quanto lo squalo Vincenzo Nibali ha fatto la differenza sull'ultima salita sull'Isoard e ci ha messo davvero in difficoltà, mentre Chris Froome è comunque a 2 minuti di distanza, quindi occhio perché per vincere questo tour bisogna fare fatica fino all'ultimo. Occhio oggi alle imboscate, oggi non dobbiamo perdere terreno con Fabio Aru, proveremo ad andare in fuga, mentre la tappa decisiva per questo Tour de France sarà la cronometro di Marsiglia domani. Intanto i favoriti di questa tappa sono Mark Cavendish, Greipel e Degenkolb. Allora, dobbiamo ragionare un attimino. Oggi io direi di mandare in fuga per esempio Lutsenko, provarci ancora, anzi proverò a mandare magari più di un uomo in fuga, 2 uomini in fuga, mentre dietro cercheremo di collaborare e di mantenere Fabio Aru in posizione tranquilla. No, Lutsenko non è in grande condizione, è dato in condizione pessima. Ragioniamo un attimo, dobbiamo conservare le maglie con Fabio Aru, che è dato in condizione pessima anche lui. Allora io direi di andare in fuga con Tanel Kangert magari e con Valgren, anzi Černecki e Valgren, dai. Allora, Valgren sicuro. E poi Černecki, dai. Sì. No, dai. Kangert e Valgren. Ho deciso. Ok, quindi partiamo con Kangert e manderemo Valgren in fuga. Ma cosa ho detto? Raga, sto confondendo continuamente. Non so chi mandare. Adesso ragiono. 2 su 3 li mando. Allora, sicuro mandiamo in fuga. Allora, ragioniamo. Allora, sicuro mandiamo in fuga. Vediamo un attimo come va. Se parte subito la fuga o meno, perché la tappa è subito movimentata. Vediamo se parte qualcuno. Poi cerchiamo di andare in fuga con 2 uomini e vediamo un attimino di gestire questa fuga. Allora, intanto ci sono gli uomini del Team Sky davanti. Siamo a ruota di Galopin, Rafał Majka. Allora, proviamo a evadere subito. Io direi a Černecki di andare in fuga. Facciamo così. Ok. E poi lo proviamo a seguire subito con un altro uomo Astana. Ok, quindi subito così noi direi di prendere il controllo di Černecki. Ok. E con Kangert di seguirlo. Anzi, a Kanger di attaccare e Černecki di starli dietro. Ok, allora, un po' di confusione, ho combinato questa prima tappa, questa inizio di tappa, ma l'idea è di portare 2 uomini in fuga. Portiamo Černecki e Kanger, cercando, dicendo dietro invece di tenere un ritmo minimo. Ok, ora si sta spingendo per portarci avanti un pochettino. Fontana e Kanger alla nostra ruota. Io direi che l'obiettivo è quello di far spingere Černecki e far riposare un pochettino Tanel Kanger. Chiaramente vorrei che venisse qualcun altro in fuga, quindi sto aspettando che qualcuno si stacchi dal gruppo. Vediamo come va a finire. Allora porterei un pochettino avanti qui, dicendo chiaramente. Intanto cosa sta facendo? Sta provando a lasciarmi qui. Oh, dove vai? Dove va? Kanger prova a staccare Černecki, maledetto. Stagli dietro, va. È un Tanel Kangert che prova a staccare Černecki quando non ha capito le intenzioni, che sono quelle di fare una fuga a 2. Allora, Tanel Kangert davanti, Černecki dietro, 45 secondi il vantaggio. Purtroppo nessuno ci sta seguendo. Non vorrei che facciamo tutta la fuga a 2 per tutta la tappa, perché non mi sembra una grande scelta. Però, mi ricordo una tappa del Tour de France in cui in fuga andarono Julien Alaphilippe e Tony Martin, e praticamente fecero la fuga loro due, sono stati davanti praticamente tutta la tappa e poi sono stati ripresi verso la fine. Praticamente hanno provato un'azione andare via in due, ma nessuno li ha seguiti, sono rimasti solo loro due. E non vorrei fare la stessa cosa, anche perché nessuno dei due è Tony Martin, ovvero Tony Martin è un motorino e praticamente nelle fughe sta davanti. Alla Filippo è stato dietro tutto il tempo, mi ricordo, e aveva fatto quasi la stessa fatica che aveva fatto Tony Martin. Mentre così siamo solamente in 2 e non è granché questa cosa. Però, vabbè. Allora, diciamo quindi a Černecki di spremersi. Anzi, prendiamo il controllo di Tanel Kanger, che mi sembra aver sprecato troppo.
E stiamo a ruota di Cerneki, dicendo a Cerneki di fare l'andatura e di mantenere questo sforzo. Allora, mi porterei un pochettino avanti, cercando di capire cosa succede da dietro, ma vedo che, ragazzi, nessuno parte dal gruppo. Siamo due uomini davanti della stana da soli. Siamo a 2 minuti. Nel frattempo siamo già in crisi perché Cerneki sta spingendo come un dannato. Che deve... Qui, ragazzi, se andiamo avanti così, siamo messi malissimo. Allora, qui non ci vogliono lasciare andare avanti. Ecco qui. Allora, siamo a ruota. Cerneki deve fare un'andatura tranquilla adesso, perché qua non si arriva in fondo, se no. Tieni un 60% di andatura e andiamo avanti. Vediamo di capire il distacco, se aumenta o diminuisce. Allora, teniamo questa andatura. Intanto cerchiamo di recuperare energie su questo GPM di terza categoria, ma siamo a 1 minuto. Ci stanno venendo a prendere, ragazzi, incredibile. Da dietro ci vengono a prendere prima del GPM. Esatto. Sono proprio qui dietro. Vabbè. Hanno chiuso sulla fuga, quindi nulla di fatto per questo tentativo di fuga. Ora proveremo ad andare in fuga magari col nostro amico Lutsenko e diciamo di seguire gli attacchi se partiranno. Però è successo che praticamente non hanno lasciato andare avanti due uomini nella stana. Il gruppo è venuto a riprenderci. E ora vediamo se scatterà qualcun altro. Penso di sì, sinceramente. Allora, ma andiamo avanti e vediamo di capire cosa succede. Non scatta nessuno attualmente. Quando io ho detto di tenere un ritmo minimo alla stana e a Lutsenko di seguire eventuali attacchi, che però attualmente non ci sono. Quindi siamo a 189 km dal traguardo e nessuno attacca. Situazione di gruppo compatto, ma penso che a breve qualcuno ci proverà, quantomeno sul GPM di seconda categoria che c'è qui avanti. Ora vediamo di capire cosa succede. Io ho detto a Lutsenko di seguire eventuali attacchi, ma vediamo se qualcuno attacca, perché qui le energie sono davvero al limite per tutti. Siamo tutti stanchi e non lo so, ho paura che possa succedere qualche imboscata in queste tappe. Vediamo cosa succede. Allora, siamo vicini al GPM di seconda categoria, per iniziare il GPM di seconda categoria e vediamo di capire cosa succede, soprattutto. Il gruppo è compatto, 177 uomini a 5 km dallo scollinamento, vediamo se qualcuno prova ad attaccare. Attualmente vedo situazione molto 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 tranquilla e quindi va bene così, buona così per noi. Viviamo una tappa tranquilla per ora. 170 km al traguardo. Ci stiamo avvicinando al GPM di seconda categoria. Non interessa fare lo sprint, in quanto Fabio Aru dovrebbe avere quasi matematicamente, direi, la maglia a Pua. E sicuramente non ci sono oggi situazioni e GPM che possono avvicinare qualcuno la maglia a Pua. Ma ormai di GPM non ce n'è più, quindi la maglia Pua possiamo dire essere di Fabio Aru. Ora vediamo di capire questa discesa come, cosa succede. Ma qui nessuno vuole scattare dal gruppo, non c'è, non ci sono le forze. Non ci sono le forze per scattare. 160 km al traguardo. L'andatura è abbastanza tranquilla. E si sta andando a natura regolare. Gli uomini della stana stanno controllando abbastanza tranquillamente questa tappa. Vediamo se si accenderà nella zona dello sprint intermedio. Mentre io forse direi che è il momento di evadere. Vedo che c'è un leggero saliscendi, una leggera salitella lì prima della zona dei rifornimenti. Lì proveremo ad evadere con Lutsenko, in quanto non mi piace che la tappa sia così tranquilla. Lutsenko è l'uomo che è stato più in fuga in questo Tour de France e voglio quella speciale classifica, quindi faremo qualche chilometro di fuga. Lo faremo a breve. Se nessuno attacca, partiamo noi con Lutsenko. Allora, siamo ai meno 135 km al traguardo, tappa lunga, tappa stancante, ci sono poche energie, nessuno attacca, sempre 177 uomini insieme. Ma è il momento ora di prendere il controllo di Lutsenko e provare a aumentare l'andatura. Ecco con Lutsenko, devo dire che da quando ho fatto l'aggiornamento non ho visto i bug del tasto. Quindi, boh, sembra essere migliorata questa situazione. Ecco l'attacco. Ma no, mi ha fatto uno scherzo l'ammiraglia, ha detto foratura, foratura, ma era per fare uno scherzo al meccanico, terrificante. Mentre ora c'è l'attacco di Lutsenko che sta provando a spingere al 100%. Adesso Lutsenko in solitaria, andatura a manetta, 42 all'ora su un 3.5 di pendenza. Lutsenko a 40 secondi di vantaggio, prova un'azione solitaria a 125 km. Era più che altro che un'azione solitaria, era un'idea di attaccare e sperare di essere seguito da qualcuno. Ma oggi il gruppo è andato in sciopero e nessuna intenzione di seguirmi. Va bene così, 125 km al traguardo, il gruppo è 1 minuto. Lutsenko sta spingendo a cannone, a manetta, perché ora l'obiettivo è
arrivare e spingere fino alla zona del rifornimento fisso. Stiamo spingendo con Luzienko a manetta. Dai, dai, dai. Ma qualcuno poteva seguirmi. 1.25, stiamo spingendo davvero tanto, eh. Sarà dura, ma stiamo provando a dare show con Luzienko. Dai che stiamo andando. Questa stavolta abbiamo preso buon margine. Luzienko ha una grande gamba per essere arrivati alla terza settimana. È uscito bene la distanza Luzienko e cresce a vista d'occhio a questo corridore. Ha vinto una tappa, è stato in fuga tantissimi chilometri. È quello che comanda questa speciale classifica. Ha 2 minuti di vantaggio sul gruppo e sta spingendo davvero tanto dietro. Cerchiamo di andare molto molto lenti e di non sprecare troppe energie. Qui è il momento di fare la differenza su questo dentello per Luzienko, che sta spingendo davvero tanto su questo dentello che non è considerato GPM, ma che comunque in effetti lo è, perché comunque c'è un dislivello interessante. Si sta arrivando in cima, poi c'è un tratto di pianura, poi un piccolo tratto di discesa. Sul tratto di pianura c'è la zona del rifornimento fisso. 2.36 il vantaggio di Luzienko, che sta guadagnando sul gruppo. Ma siamo lontanissimi dal traguardo, 120 km, sarà molto dura per Luzienko arrivare in fondo. Ora è il momento di diminuire l'andatura per Luzienko perché sta crollando. Però no, anzi, aumentiamo l'andatura e prendiamo il gel, perché è il momento di rifornirsi questo e di spingere con Luzienko. Usiamo a fondo tutti e due i gel, siamo a 3 minuti di vantaggio. Ora Luzienko sta facendo una grandissima azione solitaria. Non so se ci porterà molto lontano questa azione, ma è un'azione comunque che va applaudita a Luzienko, perché la Stana ci sta provando anche oggi, nonostante sia una tappa in cui a provarci dovrebbero essere altri. Però va bene così. Ora spingiamo con Luzienko fino alla zona del rifornimento. 3.36, Luzienko che sta andando a 50 km orari su un 3.5 di pendenza media, quindi sta spingendo davvero tantissimo. Ok, andiamo con Luzienko, andiamo a fondo a tutte le ultime energie. Ora è il momento di rallentare la natura, perché abbiamo finito energie e gel. Luzienko ha 4 minuti di vantaggio, ha spinto davvero molto. Direi di portare un pochettino avanti e vedere come prosegue questa andatura Luzienko. 4 minuti e 30 di vantaggio, molto bene. Stiamo portando nella zona del rifornimento e Luzienko ha 5 minuti e passa di vantaggio, ma adesso sta tenendo un'andatura che gli permette di recuperare le energie. Siamo appunto nella zona del rifornimento. Luzienko, che comunque ha sprecato tantissimo, ha ancora buone energie, 5 minuti e 30 di vantaggio. Mentre Valgren si è staccato da solo e non è un grande problema per noi, diciamo di attendere il gruppo dietro di lui, è dura perché è l'ultimo, di non sprecare energie e di recuperare per domani. Meno male non abbiamo mandato Valgren in fuga. Ok, intanto abbiamo recuperato le energie con Luzienko. Adesso abbiamo sempre 5 minuti e 30 sulla maglia gialla sul gruppo di Fabio Aru. Qui vicino ci stiamo avvicinando allo sprint intermedio, che non vorrei fare con Fabio Aru oggi. Fabio Aru non me ne frega della classifica della maglia verde, l'importante è non fargli sprecare energie stupide per la cronometro di domani, che è la tappa fondamentale di questo tour a questo punto. Attenzione, stiamo avvicinando allo sprint intermedio, mentre dietro rimaniamo sempre a 5 minuti e 30 con 90 km ancora da fare per Luzienko, che sta andando all'andatura molto molto tranquilla adesso. E siamo a 5 minuti invece di vantaggio ed è il momento forse di tenere un'andatura discreta per Luzienko. Meno di 5 minuti, il gruppo sta avvicinando lo sprint intermedio e aumenta l'andatura, ma anche Luzienko cerca di aumentare un pochettino per non perdere troppo terreno. I 2.8 km dallo sprint intermedio che sicuramente porterà a casa. Proviamo a aumentare l'andatura mentre Ewan si è staccato. Eccoci a 2 km dallo scatto intermedio con Luzienko, che adesso ha una buona andatura e sta spingendo. Dai, andiamo a prendere questo sprint intermedio, che è a 1 km di distanza ora, 1.2 km, 1.1 km, 1 km/h. Dai, Luzienko, 4 minuti 17, dietro si stanno portando molto vicini a noi, perché giustamente aumentano per prendere i punti nella maglia verde. Oggi Sagan farà tanti punti. 4 minuti di vantaggio, hanno recuperato 1 minuto e mezzo nell'ultimo momento, cioè negli ultimi 5 minuti. L'andatura di Luzienko è forse troppo alta adesso, ma vediamo, sperando che dietro rallenti l'andatura. Portiamo un pochettino avanti. Dietro non ho rallentato l'andatura, Luzienko può ancora recuperare energie. Bene così. Bene così, siamo a 4 minuti e 30. C'è un leggero dentello adesso. Poi c'è un gran premio di terza categoria dove con Luzienko potremo spingere se avremo ancora delle energie. Intanto 2.50, qui stanno spingendo parecchio. Dobbiamo spingere con Luzienko a fondo in questo momento, perché dietro
parte che Degenkolb si è staccato con Fellini, Nizzolo, Teuns e Stuyven, quindi uomini importanti anche per la volata che si staccano. Mentre 2.35 il vantaggio di Lutsenko, molto poco, adesso sta spingendo a fondo Lutsenko, che scollina su questo dentello che non è considerato GPM, e ora si butta giù in picchiata in questa discesa, dove il gruppo, speriamo ci lasci un attimino andare, siamo a 2.25, ora sul gruppo maglia gialla, molto vicino per essere 70, per mancare solamente 70 km, cioè solamente, mancano ancora 70 km al traguardo e abbiamo solo 2 minuti e 26, pochissimi. Però noi ci stiamo provando con Lutsenko, uno sforzo immane, un'azione fuori dal mondo quella di Lutsenko, da ciclismo antico, non certo da ciclismo moderno, in quanto sarà veramente difficile che l'azione come quella di Lutsenko vada in porto nel ciclismo moderno, ma Lutsenko ci sta provando lo stesso per fare un'impresa epica. 2 minuti e 29 il vantaggio, ora Lutsenko sta recuperando le energie, si sta spingendo in questa discesa senza sprecare troppe energie per poi provare a fare un allungo su quel GPM di terza categoria, ma poi gli ultimi 35 km, 40 km sono veramente in leggera discesa e il gruppo verrà a una velocità doppia rispetto a quella di Lutsenko. 2 minuti e 22, vediamo cosa riusciamo a fare con Lutsenko, portiamoci un pochettino avanti. 2.18, rimane sempre così costante il vantaggio, anzi tende a diminuire, siamo poco sopra i 2 minuti, stiamo portando nella zona clou, ovvero quel dentello di terza categoria, quel GPM di terza categoria. Siamo sotto i 2 minuti il vantaggio per quanto riguarda Lutsenko, che adesso si sta portando, eccoci qua sul GPM dove deve spingere, 1.36, mentre Degenkolb è ancora staccato, 1.36 il vantaggio, ora Lutsenko deve spingere, pochi conti e deve spingere. Deve spingere il più possibile su questo GPM per provare a guadagnare del terreno, quindi è il momento di alimentarsi e di aumentare un attimino l'andatura. Lo scatto di Lutsenko che prova a rilanciare, prova a aumentare l'andatura Lutsenko. Siamo 1.34, non riusciamo a guadagnare, non riusciamo a guadagnare del terreno, incredibile. 1.38 è dura, molto dura che possiamo arrivare con la fuga, ma con la fuga con Lutsenko sarà veramente dura, ma Lutsenko è un lottatore, ci prova, fa questa curva impostata come se non avesse mai guidato una bicicletta in vita sua, ed ora pendenza del 7.88%, è qui che deve dare a fondo a tutte le energie Lutsenko per guadagnare del terreno. Eccoci, 1.50 di vantaggio, ora sta provando a crescere il vantaggio perché Lutsenko sta dando fondo a tutte le energie. Siamo a 5 km dalla vetta, ora forse deve rallentare un pochettino perché così non ci arriviamo in fondo a questo GPM. Certo, lo spettatore se si levasse, spettatori che si muovono in diagonale, terrificanti, poco veri questi tifosi. Però vabbè, l'atmosfera è piacevole di questo gioco. Ma ora vediamo, 2.09, Lutsenko sta spingendo veramente tanto e sta guadagnando qualcosina come era prevedibile su questo GPM di terza categoria, perché i velocisti non vogliono un'andatura troppo alta per non stancare troppo le gambe su questo GPM di terza, per non rischiare di essere staccati. Mentre Degenkolb sta provando a rientrare, ma sarà molto dura per lui, soprattutto su questa salitella. Vediamo un attimino perché il vantaggio sta tornando a salire un pochettino. Portiamoci in zona GPM, vediamo cosa succede. Sta scendendo il vantaggio dietro, purtroppo Lutsenko non ha un'andatura dei giorni migliori, molto stanco, e dietro siamo 1.40, non riusciamo a stare sopra i 2 minuti. Scolliniamo davanti, portiamo a casa i 2 punti e ora recuperiamo delle energie importanti con Lutsenko. 1 minuto e 30 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, Lutsenko è a 40 km dall'arrivo. Adesso sono tutti in discesa questi qua, i primi sono in discesa e poi si arriva un po' in pianura. E adesso sono a 1.22 gli uomini della maglia gialla con Lutsenko che sta spingendo a fondo. Ci vengono a prendere, 1.18, sarà veramente dura per Lutsenko, momento di alimentarsi un pochettino. Sono tantissimi, 37 km al traguardo, davvero molti, portiamoci un pochettino avanti per vedere l'andatura del gruppo. Lutsenko ha sempre un minutino di vantaggio, un minutino e 10, un minutino ora scende sotto il minuto il vantaggio con 30 km al traguardo. Lutsenko ha l'energia al lumicino ma ci prova, 56 secondi di vantaggio sul gruppo a 31 km dall'arrivo. Lutsenko scatenato che ci prova ancora una volta, grandioso Lutsenko. Andiamo, spingere a tutta Lutsenko, 30 km dal traguardo, non ha veramente più energie, non so con cosa stiamo andando avanti, pazzesco. Lutsenko a 57 secondi di vantaggio, converrebbe rialzarci ma ci proviamo, ci proviamo fino in fondo anche se sarà impossibile. Dai Lutsenko, forza. Spero in una zona un po' tecnica con tante curve da qua all'arrivo, ma non credo sarà così.
Questa zona, queste due curve ce le prendiamo e le abbiamo fatte anche bene. Sempre 58 secondi di vantaggio. Su questa zona delle curve possiamo magari provare a tenere il distacco, perché è una zona tecnica dove un uomo può impostare le curve meglio che un intero gruppo. 53 secondi di vantaggio. Lutsenko non ne ha più ufficialmente. E ragazzi, è lunga, lunga e dura. Ci vengono a riprendere. Proverei un allungo, ma non arriveremmo in fondo. Quindi l'allungo lo posso provare gli ultimi 10 km. Ma neanche quelli. A 26 km non ce la facciamo. Il gruppo inesorabilmente ma lentamente sta arrivando a prenderci. Ecco Lutsenko che deve provarci, però. Deve provarci. Se no, boh, proveremo a fare la volata oggi, non lo so. Per provare a vincere la tappa, ma sarà veramente dura. Per provare a portare via dei punti per la maglia verde. Non so neanche con chi provare a farla la volata. Gli uomini della Astana sono tutto tranne che veloci. 27 secondi, stanno arrivando a prenderci. Proviamo a spingere ora, a spingere a tutta. Ma probabilmente Lutsenko potrebbe venire ripreso e poi staccato dal gruppo. Vabbè, ma sapete cosa mi viene in mente? Che adesso appena ci riprendono facciamo un contrattacco con qualcuno degli uomini della Astana. Oggi la Astana vuol provare a vincere la tappa in qualsiasi modo, anche se non è tappa per loro. Ci vogliamo provare in tutti i modi. Ora Lutsenko sta finendo le energie, ha 20 secondi di vantaggio, sta per crollare. Prova a mantenere questo ritmo, ma è troppo alto e siamo costretti a rallentare. 20 secondi di vantaggio, il gruppo ci sta marcando, guardateli là. Sarà veramente dura, ma adesso ci stanno praticamente, sono praticamente attaccati. 18 secondi, forse è il momento di cambiare. Proveremo un'azione. Potremmo provarla con chi sta bene qui, con Kanger, dai. Mi sembra stare discretamente bene. Ora proviamo a portarci davanti con Tanel Kangert. Vediamo se si fanno sorprendere. Ecco che Tanel Kangert prova da lontano ad aumentare l'andatura. Supera Rafa Maika e si produce in un allungo. Tanel Kangert ci sta provando ora la Astana. Tanel Kangert che supera Lutsenko, ci prova. Tanel Kangert. Lutsenko intanto sta per essere ripreso dal gruppo. Il gruppo maglia gialla che sta solo 10 secondi. Sarà veramente impossibile andare via con Kangert. 20 km da traguardo in pianura. Ma ci proviamo e diamo a fondo a tutte le nostre energie. Con Tanel Kangert che adesso prova a recuperare le energie che ha sprecato. Attenzione, 17 secondi di vantaggio. Intanto c'è Philippe Gilbert, ci sta provando anche lui. E sta provando a seguire Tanel Kangert. Forse Tanel Kangert, non lo aspetto Gilbert, perché ha veramente 4 secondi di vantaggio. Se Gilbert venisse a prenderci, però in due potremmo darci dei cambi. Potremmo provarci, però non è il momento di aspettare nessuno. Proviamo a dare tutto quello che abbiamo con Tanel Kangert. Nel frattempo recuperiamo energia anche con i gel. Siamo a 17 km dal traguardo con 17 secondi di vantaggio. Ci stiamo provando con Tanel Kangert, anche se sappiamo che sarà impossibile. Forza, abbiamo recuperato un po' di energie per scattare. Dobbiamo tenere questa andatura. 21 secondi di vantaggio. Tanel Kangert sta dando fondo a tutte le sue energie. Ci possiamo provare ancora con Tanel Kangert, che ha vinto una tappa, ve lo ricordo. Attenzione, 16 km dal traguardo. 22 sono i secondi di vantaggio. Sta provando a evadere dal gruppo un altro pedalatore come Steve Cummings. Sarebbe buono se rientrasse qualcuno su di noi. Davanti quindi scatti e controscatti lì sul gruppo. Ma Tanel ci prova ancora. Ha già vinto una tappa. E ci prova ancora con 30 secondi di vantaggio sul gruppo. Grandissima l'azione di Tanel Kangert, che sta dando fondo a tutte le sue energie. 22 secondi invece il vantaggio su Steve Cummings. Che sarebbe buono se rientrasse su di noi per darci una mano. Ma a questo punto mancano solo 14 km. Tanel Kangert deve tirare dritto. Con 32 secondi di vantaggio. Rischiamo di scoppiare prima dell'arrivo. Ma è giusto spingere in questa maniera. Ora proviamo a rallentare un pochettino l'andatura, perché non ne abbiamo fino al traguardo con questa velocità. Assolutamente non ne abbiamo. 24 secondi di vantaggio su Steve Cummings, 32 sul gruppo maglia gialla. Ce la possiamo fare, anche se sarà difficilissimo con Tanel Kangert. Dopo la delusione non siamo riusciti con ieri con Fabio Aru a vincere la tappa. Ci stiamo provando oggi con Tanel Kangert. Questa Astana ha dato spettacolo dall'inizio alla fine in questo Tour de France. E domani con Fabio Aru, col Cavaliere, dobbiamo cercare di portare a casa quella che è l'ufficialità di questa maglia gialla prima della passerella di Parigi. Ora purtroppo Steve Cummings sta rientrando su di noi. È il momento di aumentare un pochettino l'andatura. Ma Steve Cummings sta rientrando, quindi occhio. Forse è il momento, lo aspetterei, perché ha un buon vantaggio. Abbiamo un minuto di vantaggio su il gruppo dietro, che non si è ancora organizzato col treno dei velocisti, mentre Steve Cummings sta arrivando. E sarà molto dura batterlo. Sarà molto dura batterlo, ma ci stiamo provando ora con Steve Cummings, che vuole e chiede cambi. Ma attualmente noi dobbiamo provare a recuperare un po' di energie, perché Steve Cummings è uno che, se gli lasciamo un metro, questo ci frega, io ve lo dico. Ma purtroppo noi non abbiamo grandi energie, quindi adesso è il momento di andare lenti. Se lui ne ha più di noi, ci lascia qui adesso. Se invece ci permette di andare a questa andatura, possiamo farcela. Attenzione, perché
Steve Cummings e Tunnel Kangert hanno un buon margine dietro, ma Steve Cummings prova a lasciare qui Tunnel Kangert e Tunnel Kangert non ne ha per seguirlo. Non ne ha per seguirlo Tunnel Kangert, attenzione, Steve Cummings che si invola, forse ha fatto una grandissima azione Steve Cummings con Tunnel Kangert che non ha energie per seguirlo, perché siamo già in zona crisi. Steve Cummings è più un pedalatore, più un finisseur, è uno più forte di noi su questi arrivi e lo sta dimostrando. Steve Cummings ha 25 secondi di vantaggio su Tunnel Kangert, che ha sprecato troppo, ma ci ha provato, applauso per lui, mentre dietro Steve Cummings ha guadagnato tantissimo, incredibile, incredibile quello che ha guadagnato Steve Cummings sul gruppo e anche su di noi. Steve Cummings si sta portando probabilmente verso una vittoria di tappa, mentre noi dobbiamo stare attenti per non essere ripresi dal gruppo della maglia gialla. È incredibile, Steve Cummings, che corridore signori, che corridore sta andando a vincere una tappa con un allungo incredibile, ci ha lasciati letteralmente qui a Tunnel Kangert, che a sto punto potrebbe arrivare secondo. Un po' beffa, ma Tunnel Kangert non aveva reali possibilità di vincere questa tappa in questa maniera, ma ci ha provato lo stesso, grandioso, mentre uno Steve Cummings monumentale. Adesso il gruppo addirittura sta mollando perché ha capito che Steve Cummings vincerà questa tappa, si è fatto sorprendere non tanto da Tunnel Kangert quanto da Steve Cummings, che in maniera pazzesca è riuscito ad andare a vincere. Intanto il gruppo è là dietro, lontano, mentre qui stiamo arrivando a sotto l'ultimo chilometro, il triangolo rosso, l'ultimo chilometro. Va a vincere in solitaria Steve Cummings, una vittoria meritata per un uomo importante, un uomo che ci ha provato anche questo Tour de France e ci riesce oggi in una delle ultime occasioni per lui. Mentre noi con Tunnel Kangert ora stiamo provando ad anticipare la volata del gruppo, vediamo se ce la facciamo. Il gruppo è qui veramente vicino con Tunnel Kangert che riesce ad arrivare in seconda posizione a una manciata di secondi davanti il gruppo della maglia gialla. Ottimo, ottimo così, e invece ottima è la vittoria di Steve Cummings. E ora ragazzi, domani tappa decisiva, ore 13, non fartelo raccontare, c'è la cronometro decisiva. Quindi domani assolutamente rischiamo di perdere questo Tour de France, speriamo di no. Intanto per oggi maglia gialla Fabio Aru, maglia verde ancora una volta Fabio Aru, maglia Pua ufficialmente di Fabio Aru e maglia bianca Lopez ufficialmente no, però quasi ufficialmente sì, perché ha 13 minuti di vantaggio nella speciale classifica della maglia bianca. Ora con Kangert, Sagan, intanto vabbè, con Kangert siamo riusciti, perché Sagan ha vinto la volata del gruppo, ma con Kangert siamo riusciti a portare via dei punti per la maglia verde. Infatti per la maglia verde ora Fabio Aru ha il solito vantaggio sui momenti di classifica, mentre per la maglia verde, attenzione, per la maglia verde, sapevo che era dura portare la maglia verde fino alla fine, però l'avevo detto dall'inizio. Maglia verde, Sagan pareggia i punti di Fabio Aru, e quindi ora occhio, perché sull'ultima tappa Sagan proverà a vincere la maglia verde e probabilmente ce la farà a discapito del nostro Fabio Aru, che comunque si piazzerà in seconda posizione. Mentre Lopez deve gestire un vantaggio enorme, Astana è messa bene, Lutsenko ha praticamente quasi vinto la classifica invece per gli uomini in fuga. Ok, io direi quindi che per questa puntata è tutto e ci vediamo domani con la cronometro decisiva. Iscriviti se non l'hai ancora fatto, metti mi piace a questo video e non fartelo raccontare. Un saluto, alla prossima, ciao!